Questa prima parte, questa mia relazione serve un po' per contestualizzare nei dati macroeconomici la discussione di oggi, la discussione di stamattina con i nostri illustri ospiti e quella di oggi pomeriggio e di domani dei gruppi di lavoro più tematici. E quindi non ci saranno, se non in parte marginale, notazioni mirate ai contenuti del contratto del turismo, ma saranno soprattutto dei dati che nel mio caso riguarderanno le tendenze del mercato turistico ricettivo e delle agenzie di viaggio. Il primo dato, che secondo me è un dato che riguarda molto il titolo che abbiamo voluto dare insieme ai colleghi a questa riunione di oggi, a questo seminario di oggi e ai 2 giorni di lavoro, e quindi oltre le crisi di turismo che verrà, è un grafico che parte da lontano e va molto lontano, parte dal 1950 e arriva fino al 2030 e ci fa vedere il flusso degli arrivi internazionali. E quindi il flusso turistico, il mercato turistico, la domanda turistica globale, che dal 1950 ad oggi è sempre andata crescendo. Quindi è qualcosa che va insieme alla crescita dell'economia e non subisce soste. Subisce soste solamente, subisce una sosta, un momento di flesso solo nel 2008 in occasione dell'esplosione della crisi finanziaria sistemica e poi riprende. Ma il dato che secondo me, a mio avviso, è più interessante di tutti è che da oggi fino al 2030, quindi in un ottica di previsione, non sono dati di Federalberghi, sono dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, il numero degli arrivi internazionali, quindi il movimento turistico internazionale, raddoppierà, passerà da 900 milioni a 1 miliardo e 800 milioni. Quindi il mercato turistico, come noi lo conosciamo, nei prossimi anni raddoppierà. Ed è un segnale estremamente positivo. Quindi noi siamo in un settore che ha tutte le potenzialità per crescere e per raddoppiare il proprio volume d'affari. E all'interno di questo segnale positivo c'è il segnale che mi ha sorpreso quando mi sono stati indicati questi dati, e cioè che contrariamente a quello che pensiamo in molti, io personalmente lo pensavo, e cioè che il flusso turistico si spostasse inesorabilmente verso Oriente per effetto della circostanza che le economie trainanti oggi e in un prossimo futuro saranno le economie dei paesi orientali. Nonostante ciò, il volume maggiore del flusso turistico resterà in Europa. La parte, l'area del grafico che raffigura la domanda turistica di Europa è una parte che resterà predominante. Quindi l'Europa resterà baricentrica e l'Italia, che è uno dei paesi europei più significativi turisticamente, resterà baricentrica. E quindi questo è il dato di tendenza, il dato macroeconomico con il quale probabilmente dovremo confrontarci nello sviluppare le nostre osservazioni. Questa è la percentuale di incremento del flusso di arrivi turistici internazionali riferita agli ultimi anni. E qui c'è un dato interessante, che è un po' in controtendenza rispetto al pensiero comune. Il tasso di crescita del nostro mercato, il mercato italiano, rispetto agli arrivi internazionali, cresce fino a superare quello europeo, pur restando saldamente sotto quello che è la media internazionale. Quindi il mercato europeo cresce, il mercato italiano sembra crescere leggermente di più di quello europeo, rimane sotto il flusso mondiale. E questo conferma un po' quello che noi sappiamo, quello che noi leggiamo quotidianamente, quello che è un pensiero comune, e cioè che la nostra patria europea soffre economicamente, anche dal punto di vista turistico, e cresce a livelli più bassi rispetto al resto del pianeta. Poi andiamo a calare questi dati nella realtà italiana e vediamo che i pernottamenti crescono con alcuni punti di flesso. E però il dato degli arrivi internazionali pesa sui pernottamenti e ne riduce la dinamica, ne modera la dinamica. Perché? Perché è risultante tra il mercato internazionale e il mercato interno. Poiché il mercato interno rappresenta più della metà dei pernottamenti totali nelle strutture ricettive italiane,
Allora, anche qui ritroviamo un dato che conosciamo, e cioè, mentre la domanda internazionale cresce, la domanda interna stagna, cresce del 4%, quindi una percentuale estremamente ridotta, poco significativa. Questo è un dato invece alle mie spalle che è un po' più problematico, comincia a introdurre una problematicità rilevante. Noi cresciamo, ma le entrate valutarie, cioè l'apporto di valuta del turista internazionale, cresce meno in Italia rispetto alla media europea, che cresce meno rispetto alla media mondiale. Quindi sembra che questo flusso turistico significativo in crescita, che crescerà ancora nel futuro, non riesca a concretizzarsi in entrate valutarie, quindi qualcosa che è in capacità di spesa della diciamo così, parte più pregiata di questo flusso turistico, che è la parte internazionale, perché senso comune, l'economia domestica ce lo insegnano, il mercato italiano è un mercato assolutamente in questo momento stagnante, fermo, perché la domanda interna italiana da diversi anni, da un lustro probabilmente oppure più, è assolutamente ferma per effetto di molteplici fattori. Scendiamo un attimo passiamo dal lato dell'offerta, prima eravamo dal lato della domanda, scendiamo al livello microeconomico di impresa e andiamo a confrontarci con alcuni degli elementi, dei fattori che sono rilevanti per l'economia delle imprese ricettive. Parliamo di tasso di occupazione, parliamo di prezzo, parliamo di ricavo medio per camera disponibile, che sono tre indicatori fondamentali nell'economia di un'impresa ricettiva. Alle mie spalle dati aggregati per continenti, quindi macro aree. In Europa il tasso di occupazione è rimasto stabile, sono cresciuti i ricavo medio per camera e i prezzi. In Italia abbiamo degli indici in controtendenza che ci danno già il senso della congiuntura del mercato turistico ricettivo. E cioè abbiamo un prezzo stabile, un tasso di occupazione, un indice di redditività inferiori. Eccoci qua. Mi vedete adesso, siccome me? Abbiamo dei tassi inferiori. Le percentuali medie sono quelle che vengono comparate nel riquadro rosso, nel cerchio rosso, insieme a quelle europee, per dare un segno del differenza rispetto alla media europea. Accanto a queste vedete le performance delle singole località turistiche, che hanno significato ovviamente per ciascuna singola località, ognuno dovrebbe essere dalla parte positiva piuttosto che dalla parte negativa. Però la valutazione di sistema è una valutazione di una scarsa redditività. E se noi andiamo ancora una volta a vedere il grafico del ricavo medio per camera disponibile, che è l'indice principe di redditività delle imprese ricettive, vediamo che c'è stato un tracollo in corrispondenza della acquisizione dei risultati, diciamo così, degli effetti della crisi finanziaria sistemica che è cominciata nel 2008 negli Stati Uniti, e che il ricavo medio per camera è diciamo, crollato, perdendo 27 euro nel 2009-2010, e poi ha cominciato a recuperare, e nel suo recupero, nei 24 mesi di recupero, è rimasto ben al di sotto rispetto a quello che era la soglia precedente all'inizio della crisi. Che significa? Significa che le nostre imprese, le imprese ricettive, hanno tuttora, sperimentano tuttora, un deficit di redditività significativo. E che cosa comporta questo deficit di redditività? Comporta che, a mio avviso, dopo diversi anni viene smentita l'assunzione, che era sempre stata un'assunzione tipica della nostra economia, cioè che il terziario e il turismo fossero due attività in perenne crescita come numerosità di imprese. La nata mortalità delle imprese ricettive ci dice che ormai il saldo è negativo, che cessano più imprese di quelle che vengono aperte, e questo è un segnale estremamente negativo.
nell'economia, soprattutto se riferito a un settore come il turismo, che invece era stato creatore netto, il turistico ricettivo, creatore netto di imprese. Ed è lo specchio numerico delle considerazioni che svolgevamo per quanto riguarda prima la ricettività e la redditività delle imprese. Analoga argomentazione può essere portata con riferimento alle agenzie di viaggio. Anche qui vedete 2012 su 2011 un incremento della fetta di mercato che viene intermediata dalle agenzie di viaggio, ma una diminuzione del volume d'affari e dei margini. Quindi si ha un dato di incremento dell'attività, ma di una diminuzione dei margini. E anche qui una fetta rilevante di non intermediario, di sommerso, di non censito, quindi un elemento di problematicità anche dal punto di vista della tenuta del sistema della rete delle agenzie di viaggio. Anche qui, a corollario del ragionamento svolto, c'è un saldo negativo persistente nella differenza tra le aziende cessate e le aziende costituite, quindi un impoverimento del tessuto produttivo e dei servizi dei nostri settori. Come tutto questo entra a far parte della discussione di oggi? Ovviamente attraverso anche la sistematizzazione, la valorizzazione di queste mie note, di chi poi prenderà la parola dopo di me, da parte dei relatori, delle persone che parleranno dopo, degli ospiti di questa giornata, di questa mattina. Alle mie spalle un elemento grafico che, sotto forma di fact cloud, di nuvola, ci fa vedere quali sono le parole più ricorrenti all'interno dell'indice del nostro contratto. È una suggestione, ovviamente. Ci siamo chiesti se fossero ancora le parole capaci di interpretare quello che serve al sistema delle imprese, per rimettersi in carreggiata, per prendere atto sia di quello che è stato, sia di quelle che sono le prospettive di lungo periodo del settore turistico e per cominciare a discutere di quelli che sono, a nostro avviso, i quattro punti essenziali nella discussione del rinnovo contrattuale e nello stato delle relazioni di lavoro del nostro settore. Il primo è la modernizzazione e l'organizzazione del lavoro, e cioè quali sono gli aspetti che bisogna modificare, correggere, emendare, innovare rispetto al modo in cui il lavoro nel turismo opera, produce ricchezza, occupazione, risponde a una domanda che abbiamo visto essere una domanda persistente, consistente e in aumento. Il secondo è un dato che accomuna tutta l'economia dei servizi, è quello di aumentare la produttività. La produttività dei servizi è uno degli elementi cruciali delle economie moderne, dell'economia italiana e dell'economia turistica. E quindi ci chiediamo in che modo, a che livello, con quali strumenti possiamo noi aumentare questa produttività. La semplificazione delle regole è quello che ci chiedono le imprese in sistema. Semplificare significa rendere più fruibili il mercato del lavoro, la produttività, le regole dell'organizzazione, e da ultimo il governo delle relazioni, che è un po' il segno di continuità che il contratto ha, perché negli ultimi rinnovi contrattuali ci siamo sforzati insieme ai colleghi del sindacato di individuare un percorso di dialogo piuttosto che percorso di dialettica forte, di dialettica di scontro. Alcune delle risposte le avremo